Io credo che Mantova abbia avuto nel 2016 uno scatto di orgoglio perché siamo stati riconosciuti la prima capitale italiana della cultura e da lì noi però abbiamo interpretato questo non come un obiettivo raggiunto, ma come una sfida da iniziare. Da quell'anno in poi abbiamo cercato sempre di far sì che ci sia un motivo in più sempre per raggiungere il nostro piccolo capoluogo, che è piccolo diciamo come dimensioni, ma è una città ricca con un patrimonio artistico, architettonico, culturale immenso. Noi abbiamo cercato di implementare quello che è l'aspetto naturalistico della nostra città, il turismo fluviale, no? Stiamo cercando un importante progetto, diciamo a largo respiro, un collegamento diretto addirittura con Peschiera al Lago di Garda, ma stiamo appunto cercando anche di sviluppare tutto quello che è l'aspetto del turismo lento, il cicloturismo che a Mantova trova degli appuntamenti molto importanti, quali ad esempio BAM. L'altra cosa che stiamo spingendo è l'aspetto enogastronomico, la nostra cucina. Noi abbiamo una cucina tradizionale, rinascimentale, che viene appunto dai Gonzaga, e quindi abbiamo dato la possibilità ai turisti di sapere che a Mantova c'è anche una tradizione culinaria che è molto importante e stiamo promuovendo appunto anche questo. Addirittura è stato aperto all'aeroporto di Orio al Serio a Bergamo un info point dove appunto le quattro città, Mantova, Cremona, Brescia e Bergamo, promuovono e vendono anche i propri prodotti.